Direi a questo punto di far vedere la tua creazione per quest'anno, visto che il prossimo anno abbiamo di altri. Vai, via, forza! Oh. Voilà. Non fa calare niente. Ole. Urca. Bello. Allora, questo è, innanzitutto vi presento appunto gli accessori, così li libero sedile. Questi sono i guanti Hypergrip. Sono nati da delle idee congiunte con Edoardo. Edoardo, vieni. Vieni, vieni, grazie. Siamo i primi a entrare sul mercato con un guanto gaming dedicato, quindi che non sia un guanto di neoprene piuttosto che di cotone preso e graficato. Si utilizzano diversi materiali. Sul palmo c'è una microfibra forata per la traspirazione. Il guanto nasce da concetti comuni con l'uso di carabine, perché è un altro sport dove serve avere la mano sempre ventilata e dove il guanto deve essere una seconda pelle e non un impedimento. Da lì nasce poi la differenziazione che abbiamo fatto anche con Edoardo, sia sul lato grafico che della modelleria, per avere sia del grip su guanti in plastica, gomma, tinta pelle, ma anche su volanti in alcantara, quindi la microfibra nasce per non rovinare i volanti in alcantara. Mi riferisco sia all'accessoristica Thrustmaster che a volanti replica di livello più alto. Per quanto riguarda poi la figure più importante, volevamo andare incontro anche ai giocatori console, quindi provare a realizzare un guanto che funzionasse bene anche con il controller. Quindi per questo il guanto dal lato dorso ha un tessuto microforato leggerissimo e poi un tessuto sintetico elasticizzato per il comfort. In più, impreziosito con questa parte qua in microfibra per eventualmente anche asciugare sudore. Quindi si può usare anche in situazioni molto molto calde. No? La feature più importante è sicuramente il fatto di poter, se guardami, tenere uno dei due guanti indosso il guanto, c'è la possibilità di scoprire il polpastrello di indice e pollice per l'utilizzo su console, dove si vanno poi a premere i tasti. Questa protezione è stata studiata appositamente per i controller, nel senso che tende a stancare meno la mano, e abbiamo visto nei tornei di FIFA poi quanto durano alcune sessioni, quindi la mano non suda, tolto il guanto non si ha rossore o sudore, viene assorbito tutto benissimo dal guanto, e questa parte è molto traspirante, vedete che si vede la pelle attraverso, quindi è molto molto leggero. E a differenza dei guanti racing non ha il polso che arriva ad agganciare la tuta, quindi questa è un aspetto di design che sul pilota racing non puoi avere, perché devi andare a coprire tutta questa zona qua con materiale ignifugo. Poi, dimentico qualcosa, Edoardo? Perché il design è stato Edoardo. Sì. Il design, scelta di materiali, fatto congiuntamente al design fatto da Edoardo. Sì. È stato realizzato proprio per dare il massimo della leggerezza possibile, il massimo della traspirazione, il massimo del comfort e anche il massimo del grip. Per cui, diciamo, sono stati ideati dalle nostre conoscenze racing, trasportandole in ambito gaming per dare appunto la maggior fruibilità del prodotto. Ovviamente. Sì, adesso ancora due cose, ovviamente sempre per la traspirabilità, tra le dita ci sono dei tagli, non sono dei difetti, sono voluti, ci sono anche sui guanti da carabina, servono appunto per, nelle fasi di relax della mano, ventilare le zone che ci sono tra le dita. E in più, cosa importantissima, se voi acquistate un guanto Spark Racing e provate a utilizzarlo mentre giocate sul simulatore, andate ai box, dovete usare magari il trackpad della tastiera, non funziona perché i tessuti non sono touch. Queste patch di tessuto sono touch sensitive, quindi anche senza rimuovere il tip di indice e pollice potete tranquillamente usare il tablet, se usate per esempio iDash per assetto corsa o altri software di telemetria, potete usare il trackpad della tastiera, potete usare lo smartphone per scrivere al vostro compagno di venire in lobby perché state iniziando a giocare, quindi è un limite che non c'è con questo guanto e non è per forza necessario togliere il cap. Chiaramente se volete usare il dito per maggiore sensibilità lo potete fare. Ve lo farei provare, oggi qua avete due taglie L e due taglie M, ci saranno sei taglie,
andiamo in numeri come su Guanti Racing, quindi si andrà praticamente dalla 8 alla 12 compresa, quindi sono 5 tali. Ve lo faccio provare, ve lo toccare.